Per me il raggiolo significa odori inconfondibili che solo lì si possono percepire. Significa momenti trascorsi unici che solo lì possono essere stati vissuti. Ma soprattutto significa amici che solo lì si possono trovare. Gli amici di sempre, per sempre. Christian Pecchiai. Raggiolo. Un tesoro inestimabile che racchiude ricordi, meravigliosi ricordi. La mia isola felice dove tutto sa di te, nonna. Valentina Luddi. Che estati, tanti anni fa. Fra la piazza del paese, la piana, il girone e le scampagnate su alla croce. Ricordi che porto sempre nel cuore e sono felice quando posso tornarci. Marta Fagioli. Il camminare nel bosco fresco, profumato ma irradiato dal sole, e arrivare ai torrenti dalle acque limpide e dal suono che ti incanta. Elena Schiatti. Il fresco profumato di una serata estiva, le risate, gli applausi, la gente allegra, l'incanto silenzioso dei vicoli fioriti e dolcemente illuminati. Un bacio furtivo in fondo alla piazza. E il cuore si riempie. Chiara Cartocci. La cosa che più mi pesa in questa emergenza per il Covid-19 è non poter andare al raggiolo. La mia anima soffre. Le pietre, i boschi, i torrenti, i rintocchi dell'orologio, lo spirito del luogo. Tutto raggiolo è per lei un nutrimento essenziale. In questo isolamento chiudo gli occhi e fingo di camminare per i tuoi borghi, caro paese mio. E questo mi aiuta, in attesa di rivedersi presto. Andrea Schiatti. Raggiolo. Un unico pomeriggio di sole mi ha visto camminare per le tue stradine silenziose, tra le case di pietra, dalla chiesina fino al ritrovo di bimbi e anziani giù al fiume. Ero in cerca di parte delle mie radici, in memoria della bisnonna Maria, e passando dal Museo della Castagna mi è parso di sentire il profumo della mia infanzia. Daniela Fabbri.